Entro lunedì Antonio Bedio scioglierà le riserve individuando l'allenatore a cui affidare la panchina della CR. Difficile che Favarin ceda la sua corte. Pagana, che è stato sondato a più riprese, sullo stretto verrebbe di corsa, ma sul taccuino del DS Foggiano ci sono un paio di nomi top secret con i quali si proverà a trovare la quadratura nel fine settimana. Intanto in società si lavora su altri fronti, da quello organizzativo al marketing. In cantiere il totale rifacimento del sito internet ufficiale, con un'implementazione di ordine tecnologico funzionale alla possibilità di trasmettere in diretta video tutte le partite in trasferta dei giallorossi. Già perché tra le iniziative alle quali si sta pensando per riaccendere il legame tra la squadra e la città c'è proprio la copertura televisiva di tutti i match esterni in diretta streaming sulla propria piattaforma web, attraverso l'acquisizione a titolo oneroso dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ne è titolare, dei relativi diritti. Molto più che un'ipotesi al vaglio del nuovo management, che al momento invece esclude il lancio della campagna abbonamenti, ritenuta per comprensibili ragioni priva di senso. Tornando all'ambito tecnico, si lavora alacremente sul fronte settore giovanile, da sempre pallino di Pasquale Rando, che ne affiderà la regia a Roberto Buttò, che dunque tornerà a svolgere le funzioni di responsabile di questo fondamentale asset societario. Nottata di lavoro per l'ufficio stampa del Football Club Messina, che poco prima dell'una ha ufficializzato il nome del nuovo segretario generale. Si tratta dell'espertissimo Pino Fichera, nell'ultima stagione in Serie C a Siracusa. Per lui si tratta di un ritorno a Messina dopo il biennio 2010-2012. Certamente una figura di garanzia e grande affidabilità per il club di Arena, che in attesa dell'ufficializzazione di altre operazioni in entrata, già chiuse verbalmente ma non ancora formalizzate, in quanto solo dal 1 luglio sarà possibile mettere nero su bianco sui contratti, è il caso di due under, uno proveniente dal Palermo, uno in prestito dal Napoli, lavora su altri ambiti. Imminente l'individuazione del main sponsor, anzi dei main sponsor, che saranno due. A buon punto infatti la trattativa per una partnership pluriennale con un'importante azienda nazionale operante nel settore energetico e con una società di costruzioni internazionale specializzata nella realizzazione di opere pubbliche. Per quanto riguarda lo sponsor tecnico, Arena sta valutando tre ipotesi: l'inglese Hambro, la spagnola Joma e l'italiana Zeus.